Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Progetto Automatico SRL, una società italiana specializzata nella realizzazione di negozi Shop 24, e oggi con noi c'è Alfredo Scotto, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Alfredo e bentornato. Ciao Fabio a voi e da questa nuova edizione di Venditalia 2024. Un'edizione che ha visto non tanto il tuo esordio, perché voi siete stati già qui nella scorsa edizione con una presentazione di quello che è il vostro progetto automatico. In questi due anni però sono successe tante cose ed è maturato in te e nella dirigenza tutta l'idea di quello che dovrebbe essere il vending per tutti, cioè semplicemente uno strumento attraverso il quale poter vendere qualsiasi cosa. Esattamente, perché ci spostiamo da fare questi progetti di negozi automatici che ormai sviluppiamo in tutta Italia, e con questa edizione abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo, cioè cominciare a entrare anche nel mercato europeo con nuovi mercati, Germania, Francia. Però oltre a questo abbiamo cominciato, grazie alla partner che abbiamo con l'azienda che gestiamo come vendita e post vendita, che è FAS International. Grazie alla tecnologia FAS abbiamo cominciato a visitare nuovi mondi del piccolo retail, che vorremmo trasformare da piccolo artigiano a magari a imprenditore innovativo, quindi con una trasformazione del prodotto che già magari vende nei propri punti vendita. Quindi abbiamo cominciato a alimentare nuovi mercati con il mercato magari della macelleria, con la proposta di trasformare le carni da vendere al banco con una tecnologia skin, per poter fare una tentata vendita, e in aggiunta alla tentata vendita con la tecnologia FAS, quindi con la tecnologia delle app personalizzate, possiamo addirittura trasformare quel piccolo operatore anche nella possibilità di avere una prenotazione dei suoi prodotti, e che vengono poi ritirati attraverso dei locker refrigerati insieme alla macchina della tentata vendita. E questo lo possiamo fare ormai in tutti i settori, perché siamo arrivati anche nel settore della gelateria artigianale. Abbiamo fatto questa nuova proposta proprio a Matera, nei Sassi di Matera, dove questo operatore storico con la nuova leva dei nipoti ha sviluppato questo progetto insieme a noi, quindi dove si fa questo gelato che viene prodotto, quindi fatto a mano, che viene glassato e poi proposto in vendita attraverso le vending machine. Ma non è l'unico progetto, perché appunto tu ci raccontavi qualche giorno fa che i progetti complessivamente sono 8. Ci hai raccontato quello dei gelati, quello della macelleria e tutti gli altri? Tutti gli altri parliamo di progetti legati a diversi mondi. Stiamo toccando il mondo del pet, stiamo toccando il mondo dei car wash, stiamo visitando il mondo delle edicole. Perché edicole? Perché abbiamo notato questo mondo, purtroppo, delle edicole, del cartaceo, che è quasi svanito, perché per i margini che oggi vengono proposti, riuscire ad avere una struttura che mantiene diventa difficile. Quindi ci sono tanti giornalai dismessi, dove si può valutare l'idea di prendere queste concessioni e trasformarlo col mondo dell'edicola, sempre del cartaceo, e affiancarlo a distributori automatici classici, quindi vendendo anche alimentari, snack e quant'altro. Dei chioschi automatici. Esattamente, dei chioschi automatici in posti strategici, perché generalmente questi posti demaniali, queste concessioni, sono in posti molto, molto ad alta densità pedonale. In più, in questa edizione presentiamo un nuovo progetto che si chiama Open to All. È una provocazione che abbiamo fatto con un design dove abbiamo alzato di molto l'asticella, perché stiamo lavorando con nuovi materiali, stiamo andando molto su materiali di design che vengono utilizzati anche nel mondo dell'arredo,
perché crediamo che il punto vendita è fondamentale in tutte le sue parti, nell'estetica, nella formazione dell'operatore, trasformando anche chi non è, diciamo, del nostro settore in operatore con una formazione specializzata ma anche manageriale di marketing, di prodotti, e questo è quello che rende vincenti i nostri clienti, che poi partono con il primo progetto e generalmente realizzano altri punti, perché hanno un riassunto che sono 20 anni di esperienza in questo settore, preso per lungo e per largo in tutti gli argomenti. E allora, per tutti coloro che desiderano approfondire uno per uno i progetti o avere una opportunità per aprire una nuova attività, ma anche più di una, vista la tipologia, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile entrare in contatto con te o con il tuo staff per poi richiedere informazioni e chissà iniziare una relazione commerciale? Allora, attualmente noi abbiamo 3 sedi in Italia, la terza in apertura, che sarà, diciamo, pronta dal 1° di settembre, per coprire meglio tutte le attività che stiamo diciamo, consegnando nelle province, diciamo, nelle regioni Lazio, Marche e Abruzzo, quindi il centro dell'Italia. Queste 2 sedi, quindi la sede a sud, Taranto, quindi che parte da Taranto seguendo tutto il sud Italia, e la sede del centro, che sono progetto automatico SRL, come mail, diciamo, di riferimento hanno commerciale@progettoautomatico.com per avere un preventivo, per avere una proposta di tutto quello che possiamo fare per chi vuole aprire questa attività, oppure con l'altra sede che gestisce il nord Italia, Lombardia, Piemonte, Emilia e anche le altre regioni limitrofe. L'azienda è sempre da Progetto Automatico, però in aggiunta l'abbiamo nominata Progetto Automatico Group, perché c'è un progetto ancora che sta venendo avanti per ulteriori sedi, e in quel caso quindi la mail di riferimento è commerciale@progettoautomaticogroup.com. Alfredo Scotto, responsabile commerciale di Progetto Automatico, grazie. Grazie a te Fabio e buon Venditalia.